Lazio Divina, sabato 1 luglio 2023, tempo ordinario. Lettura dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 8, versetti 5-17. In quel tempo, entrato Gesù in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava: «Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre terribilmente». Gesù gli rispose: «Io verrò e lo curerò». Ma il centurione riprese: «Signore, io non son degno che tu entri sotto il mio tetto, di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io, che sono un subalterno, ho soldati sotto di me e dico a uno: va ed egli va, e a un altro: vieni ed egli viene, e al mio servo: fa questo ed egli lo fa». All'udire ciò, Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano: «In verità vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti». E Gesù disse al centurione: «Va, e sia fatto secondo la tua fede». In quell'istante il servo guarì. Entrato Gesù nella casa di Pietro, vide la suocera di lui che giaceva a letto con la febbre. Le toccò la mano e la febbre scomparve. Poi essa si alzò e si mise a servirlo. Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la sua parola e guarì tutti i malati, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: «Egli ha preso le nostre infermità e si è addossato le nostre malattie». Riflessione. Il Vangelo di oggi continua la descrizione delle attività di Gesù per indicare come metteva in pratica la legge di Dio, proclamata sulla montagna delle Beatitudini. Dopo la guarigione del lebbroso del Vangelo di ieri, ora segue la descrizione di altre guarigioni. Matteo, capitolo 8, versetto 5-7. La richiesta del centurione e la risposta di Gesù. Analizzando i testi del Vangelo è sempre bene fare attenzione ai piccoli dettagli. Il centurione è un pagano, uno straniero, non chiede nulla, informa soltanto Gesù dicendo che il suo impiegato sta male e che soffre terribilmente. Dietro questo atteggiamento della gente nei confronti di Gesù c'è la convinzione che non era necessario chiedere le cose a Gesù. Bastava comunicargli il problema e Gesù avrebbe fatto il resto. Atteggiamento di fiducia illimitata. Infatti la reazione di Gesù è immediata: «Io verrò e lo curerò». Matteo, capitolo 8, versetto 8. La reazione del centurione. Il centurione non aspettava un gesto così immediato e così generoso. Non si aspetta che Gesù vada fino a casa sua e, partendo dalla sua esperienza di capo, trae un esempio per esprimere la fede e la fiducia che aveva in Gesù. Gli dice: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito, perché anch'io, che sono un subalterno, ho soldati sotto di me e dico a uno: va ed egli va, e a un altro: vieni ed egli viene, e al mio servo: fa questo ed egli lo fa». Questa reazione di uno straniero dinanzi a Gesù rivela qual era l'opinione della gente nei riguardi di Gesù. Gesù era una persona in cui potevano aver fiducia e che non avrebbe allontanato colui o colei che fosse ricorso a lui per rivelargli i suoi problemi. E questa è l'immagine di Gesù che il Vangelo di Matteo comunica fino ad oggi a noi e che lo leggiamo nel XXI secolo. Matteo, capitolo 8, versetto 10-13. Il commento di Gesù.
L'ufficiale rimase ammirato dalla reazione di Gesù e Gesù rimase ammirato dalla reazione dell'ufficiale. In verità vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. E Gesù prevedeva già ciò che stava accadendo quando Matteo scrisse il Vangelo. Ora vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti. Il messaggio di Gesù, la nuova legge di Dio, proclamata dall'alto della montagna delle beatitudini, è una risposta ai desideri più profondi del cuore umano. I pagani sinceri e onesti, come il centurione e tanti altri venuti da Oriente o da Occidente, percepiscono in Gesù la risposta alle loro ansie e l'accolgono. Il messaggio di Gesù non è in primo luogo una dottrina o una morale, né un rito o un insieme di norme, ma un'esperienza profonda di Dio che risponde a ciò che il cuore umano desidera. Se oggi molti si allontanano dalla Chiesa o cercano altre religioni, la colpa non è sempre la loro, ma può essere la nostra, perché non sappiamo vivere né irradiare il messaggio di Gesù. Matteo capitolo 8, versetto 14-15, la guarigione della suocera di Pietro. Gesù entra in casa di Pietro e sana sua suocera. Lei era malata. Nella seconda metà del primo secolo, quando Matteo scrive, l'espressione casa di Pietro evoca la chiesa, costruita sulla roccia che era Pietro. Gesù entra in questa casa e salva la suocera di Pietro. Le toccò la mano e la febbre scomparve. Poi la si alzò e si mise a servirlo. Il verbo usato in greco è diakonev, servire. Una donna diventa diaconessa in casa di Pietro. Era ciò che stava avvenendo nella comunità di quel tempo. Nella lettera ai Romani, Paolo menziona la diaconessa Febe della comunità di Cencreia. Romani capitolo 16, versetto 1. Abbiamo molto da imparare dai primi cristiani. Matteo capitolo 8, versetto 16-17. La realizzazione della profezia di Isaia. Matteo dice che giunta la notte portarono da Gesù molte persone che erano possedute dal demonio. Perché solo di notte? Perché nel Vangelo di Marco, da cui Matteo trae le sue informazioni, si trattava di un giorno di sabato e il sabato terminava il momento in cui spuntava in cielo la prima stella. Allora la gente poteva uscire dalla casa, caricarsi del peso e portare i malati fino a Gesù. E Gesù, con la sua parola, scacciava gli spiriti e guariva tutti i malati. Usando un testo di Isaia, Matteo illumina il significato di questo gesto di Gesù, perché si compisse quello che era stato detto. Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. In questo modo Matteo insegna che Gesù era il Messia, servo, annunciato da Isaia. Matteo faceva ciò che fanno oggi le nostre comunità. Usa la Bibbia per illuminare ed interpretare gli eventi e scoprire la presenza della parola creatrice di Dio.